fatto con grande passione questo lavoro, poi nel calcio si sa, i risultati sono quelli che contano e secondo noi si è cercato di, come succede, come è successo a me diversi anni, siamo quelli che si ritengono responsabili e allora si cambia. È una cosa normale, mi dispiace che sia oltre che un amico appassionato perché ha fatto il lavoro e faceva il lavoro con una grande attenzione e una grande passione. Purtroppo però no, è un mestiere che ti fa questi scherzi. E abbiamo fatto con convinzione perché noi abbiamo, io, perché lui è arrivato adesso, quindi io ce l'ho, credo in questa squadra più, probabilmente più di tutti, io penso che questa squadra se avrà e troverà il miglioramento che deve esserci è una squadra che deve puntare ai playoff, quindi il nostro obiettivo è questo, poi ce la faremo. Non ce la faremo, non si sa. Voglio ringraziare la società, voglio ringraziare il presidente, voglio ringraziare il cavaliere Arbeni per questa chiamata, insomma, che è molto importante. La piazza di Cremona è ambita. Io ci ho giocato da, sia da allenatore ma anche da giocatore contro, anzi una volta il mister mi ha fatto retrocedere perché vincevamo 3-0 e siamo stati raggiunti sul 3-3. Era quella la Cremonese che io ricordo e che vorrei riportare a livello di spirito. Oggi abbiamo parlato di ragazzi, la Cremonese che non molla mai in campo, la Cremonese che è determinata, la Cremonese che vuole i ragazzi che vogliono dimostrare e vogliono riportare il pubblico di nuovo allo stadio, perché escono con la maglietta non solo sudata ma con la maglia, dico tante volte, con qualche goccia di sangue, nel senso che dà tutto e fa vedere i propri tifosi che chi le indossa, chi ha l'onore di indossare quella maglia, sicuramente darà tutto per portare a casa la vittoria o comunque insomma risultati per questa società. Sono felice, ora è il primo giorno di allenamento, ho trovato una struttura veramente incredibile, ho voglia di far bene sicuramente. Ho detto ai ragazzi che tutto questo deve essere frutto, comunque si arrivano dei risultati, quel frutto del lavoro giornaliero, con giorno dopo giorno lavorare a testa bassa, cercare di creare un gruppo importante, che si voglia bene in campo, che lotti, e solo attraverso queste cose credo che la gente poi, che è la cosa che mi ha colpito di più al di là del resto, che la gente magari sia un po' allontanata, questo sarebbe bene. Che ritornasse a avere la Cremonese con entusiasmo. Io spero, come ai grandi tempi di mister Simoni, ma insomma spero che ritorni perché vedi in noi insomma della gente che ce la mette tutta in campo, che dà tutto per questa maglia.